il 2012 quando la Commissione UNESCO decide di inserire la tradizione liutaria cremonese nella lista rappresentativa del patrimonio immateriale dell'umanità. Questa antica arte per la costruzione manuale di strumenti ad arco risale al XVI secolo, quando la città di Cremona era un punto di riferimento per la cultura europea. La liuteria nasce a Cremona, o quantomeno diciamo che Cremona è uno dei centri più importanti, dove alla metà del Cinquecento, anche qualche anno prima, compare questo strumento che è il violino. Cremona nel Cinquecento vive una stagione straordinaria, la seconda città del Ducato di Milano, dove chiaramente si respira un clima anche culturale di grande fermento. E questo clima culturale coinvolge la pittura, pensiamo ai campi, alla scuola dei campi, ma c'è anche una forte tradizione nella lavorazione e nell'intaglio del legno, quindi scultura lignea, e c'è chiaramente una tradizione, una presenza musicale molto importante. In quegli anni i violinisti cremonesi lasciano la città per andare a suonare nelle principali corti europee. E penso che queste non siano le condizioni poi che hanno portato alcuni artigiani cremonesi a costruire questi straordinari strumenti. Nel corso degli anni, famiglie come quelle degli Amati, Guarnieri, Stradivari e Bergonzi hanno il merito di rendere famosa l'arte della liuteria nel panorama dell'artigianato mondiale e di tramandarla di generazione in generazione. I loro violini, dal valore inestimabile, sono la più grande testimonianza della tradizione cremonese e diventano ben presto un modello per la realizzazione degli strumenti. Ancora oggi vengono intagliati e assemblati completamente a mano, facendo diventare ognuno di questi un oggetto unico per forma e suono. La presenza in città di numerose botteghe e di una scuola internazionale rende più semplice l'insegnamento ai giovani apprendisti e allievi provenienti da tutto il mondo. La costruzione di uno strumento ad arco, quale ad esempio il violino, prevede diversi step. Inizialmente è la scelta del modello e successivamente la scelta del materiale. Si utilizzano principalmente due legni, che sono l'acero proveniente dai Balcani solitamente, che serve per la costruzione del fondo, delle fasce e della testa, o il manico o ricciolo, così come viene definito, e l'abete rosso di risonanza per quanto riguarda la tavola armonica. Vengono utilizzate poi altre essenze lignee per gli accessori, quali ad esempio la tastiera, la cordiera, i piroli, che possono essere l'ebano, il palissandro, il bosso. Da non dimenticare che invece l'abete rosso viene utilizzato anche per l'anima dello strumento, che è un cilindretto, è come un sostegno, una piccola colonna che viene messa dove poggiano, dove vengono tese le corde acute dello strumento, e serve un po' da, diciamo, canale diretto tra la tavola e il fondo. Infatti viene messa alla fine e non è incollata ma incastrata tra tavola e fondo. La vernice innanzitutto ha diverse funzioni. La prima è chiaramente è quella di proteggere lo strumento dagli agenti atmosferici esterni, dal sudore delle mani piuttosto che da altri piccoli inconvenienti che possono succedere allo strumento. Ma successivamente la vernice ha anche una funzione di alterare, ma in modo positivo, il timbro dello strumento. Quindi interviene anche dal punto di vista acustico. Lo strumento è pronto quando viene fatta la vera e propria messa a punto acustica, e di solito molto importante è fatta con un musicista professionista o addirittura con il musicista che ha ordinato lo strumento al liutaio. Certamente Cremona si differenzia rispetto ad altri centri europei perché nell'arco dei secoli la produzione ha sempre mantenuto un livello artigianale, quindi è sempre stata caratterizzata in questo senso. Nel 2013, a compimento di un percorso artistico per la città di Cremona, viene inaugurato il Museo del Violino dedicato ad Antonio Stradivari, dove viene celebrata la storia di questi magnifici strumenti.
Il museo vuole chiaramente vivere la contemporaneità e questo significa da un lato un legame molto stretto con gli artigiani, con i liutai che oggi operano all'interno della nostra città. Ma il museo chiaramente deve partire anche dal patrimonio che conserva per diffondere all'interno della città conoscenza e sapere. La presenza di due laboratori costituisce una risposta importantissima alla realtà liutaria cittadina. In questo luogo vengono creati i presupposti per far convivere scienza e arte in ambito musicale. Il laboratorio di diagnostica serve a studiare i materiali che compongono gli strumenti storici, i violini storici in questo caso, e a fare una valutazione sullo stato di conservazione di questi strumenti. Lo step in più che noi possiamo dare attraverso questo laboratorio avviene attraverso un'analisi delle vernici antiche, ad esempio, o attraverso una riscoperta dei materiali che venivano utilizzati nei trattamenti del legno. Un approccio scientifico di questo tipo può essere d'aiuto al violino per migliorare l'acustica del violino, ma soprattutto per migliorare anche le tecniche costruttive con cui l'oggetto, il violino, viene costruito oggi. Questo laboratorio si occupa di acustica degli strumenti musicali, ovviamente con particolare riferimento al violino, e il nostro principale obiettivo è quello di fornire una visione unificata di tutti gli aspetti del suono dello strumento, quindi dalla timbrica, aspetti più legati quindi alla psicopercezione, a come noi percepiamo il suono del violino, all'acustica, quindi come lo strumento irradia il suono nello spazio, all'aspetto invece più vibrazionale. Quindi cerchiamo di ripercorrere tutta la catena di generazione del suono da parte del violino. Le ragioni che hanno portato al riconoscimento, da un lato l'eccellenza che nel corso di questi secoli Cremona e gli utai cremonesi hanno rappresentato quando pensiamo a strumenti come il violino. Quindi la storia, la qualità di questi strumenti, la presenza in città oggi di istituzioni, penso a quelle scolastiche, che si fanno carico della formazione, che significa conservare un saper fare e trasmetterlo, la presenza in città di più di 150 botteghe. All'interno di queste botteghe però avviene trasmissione di competenze e quindi si contribuisce a conservare quel patrimonio di sapere. E dall'altro è evidente che ci sono altre realtà nel sistema liutario cittadino grazie alle quali è possibile conservare un patrimonio, sto parlando del museo, e dall'altro fare ricerca, e sto pensando alle università che operano a fianco del museo.